Buone notizie dai patti per il sud per la città di Reggio Calabria. L'ultima rimodulazione ottenuta grazie all'ottimo percorso interlocuzione romana attivato dal sindaco Falcomatà e dai due delegati rispettivamente per il comune di Reggio Calabria Armando Neri e per la città metropolitana Riccardo Mauro ha prodotto ulteriori importanti risultati nella riprogrammazione delle opere inserite nel master plan dei patti, a cominciare dal finanziamento per la redazione definitiva del piano di protezione civile atteso da anni dalla comunità reggina e da importanti investimenti sul territorio di Pellaro che completano la rete infrastrutturale di opere già realizzate o in fase di realizzazione dell'amministrazione Falcomatà. Nello specifico, la rimodulazione concordata con il Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, grazie alla disponibilità accordata dal Ministro Professor Claudio De Vincenti durante l'ultimo incontro romano con il Sindaco e con i suoi delegati, ha destinato un fondo complessivo di ben 150.000 euro per la predisposizione del piano di protezione civile, per il quale l'amministrazione Falcomatà, di concerto con la Protezione Civile Regionale e con le sue articolazioni territoriali, ha riavviato l'iter procedurale bloccato da anni.